C'è una festa in Valdichiana che sancisce la fine dell'estate ed è la festa di Santa Lucia accesa. Famosa per i fuochi d'artificio, la gente viene da tutte le parti della vallata. Ma c'è un altro evento che da un po' di anni sta portando molti appassionati a Marciano della Chiana da ogni parte d'Italia. È la Chianina Ciclostorica. Andiamo a conoscere gli organizzatori. Ciao Roberto. Ehi, ciao Edoardo. Allora, mi racconti un po' della Chianina Ciclostorica, di questo evento? Questa è un'avventura iniziata 5 anni fa che condivido insieme a tutti gli associati della Chianina Ciclostorica, nata e sposata conoscendo l'Eroica, che è la madre di tutte queste manifestazioni. È un raduno di cicloturisti con abbigliamento e bici d'epoca o vintage. Rappresenta il ciclismo storico, il ciclismo di Bartali, di Coppi, delle grandi imprese, del Giro d'Italia, del Tour de France, dei campionissimi, delle grandi scalate, della fatica, del gusto della vittoria, capito? Cioè, ma forse con uno spirito che non esiste più, uno spirito sano, una rivalità sana. Diciamo che noi ci siamo innamorati di questo movimento. Poi, riportato qui nella nostra Val di Chiana, è uno spettacolo. Possiamo, fra virgolette, vantarci che abbiamo, come si dice, iscritti e fruitori della nostra manifestazione da tutta Europa, Spagna, Francia, Inghilterra, Germania. Ma i percorsi sono su strade bianche? I percorsi si alternano fra strade bianche e strade di secondo grado, sempre strade poco trafficate, sempre strade dove si attraversa un territorio e una campagna, non ci interessa portarli nella zona. Ci si gode proprio il paesaggio. Ci si gode. E allestiamo dei ristori a tema in tutta la Val di Chiana. È una bella storia di amicizia, di aggregazione e di scoperta di un territorio. Quando viene fatta la Chianina Ciclostorica? La Chianina Ciclostorica è calendarizzata tutti gli anni la terza domenica di giugno. Roberto, grazie per le tue informazioni. Noi intanto continuiamo il nostro giro qua a Marciano. Ti saluto, ciao Roberto. Ciao. La storia di un territorio si ripropone poi nei piatti che troviamo nei vari ristoranti. Qua a Marciano c'è un luogo il cui proprietario, chiamarlo ristoratore, è molto riduttivo. A me piace chiamarlo oste custode. Andiamo a trovarlo. Ciao Massimo! Ciao Edoardo! Allora, io so che in questo ristorante è possibile mangiare dei piatti direttamente collegati con la storia locale, giusto? Certo, certamente. Per esempio, se io dico il sacco dei Medici, che piatto è? Questo è un piatto appunto che ti riporta 500 anni fa. Cosimo I volle fare 3 giorni di grandi festeggiamenti. Ora, per il fatto che lui aveva invitato a questi festeggiamenti non solo i reggenti, ma anche il popolo intero. E allora dovevano trovare una maniera per poter soddisfare tutta questa gente. E questa cosa fu individuata nel fare questo tipico piatto, che era l'aver disossato più animali, il pollo, l'anatra, l'oca, il coniglio, la tacchinella, i maialini, addirittura l'ultimo un grosso bove. E loro, io naturalmente non faccio tutta la ricetta completa fino ad arrivare al bove, ma mi fermo alla tacchinella. Allora, qual è la produzione, la realizzazione di esatto. questo? Si parte ad esempio con il pollo, che è quello più piccolo,
lo si falcisce, una volta disossato lo si falcisce col macinato e tutto il resto per fare il classico ripieno, e quindi no, ci si mettono tutti gli odori, ci mettevano quello che avevano, veniva cucito il pollo e ci si mettono delle fettine di pancetta, ancora sopra vi si cuce il coniglio che era stato disossato e quindi l'anatra e quindi l'oca. Questa è la mia procedura. Ma loro avevano messo uno di questi sacchi, come io ho fatto, dentro un maialino disossato. E così facendo due maialini, due sacchi con due maialini, li mettevano dentro un bove disossato. E la notte a uno spiedo, tutta la notte, a cuocerli sopra a della brace ardente. Questo era proprio il sacco dei medici che fecero loro in questa festa 500 anni fa. Un'altra, diciamo, caratteristica di questo territorio sono state le battiture, cioè quelle giornate dedicate proprio alla raccolta del grano e alla mietitura del grano, e quindi tutto quello che veniva mangiato durante queste battiture. Sì, che poi diventavano anche delle feste per certe maniere. Come ben saprai, è il pranzo della battitura, no? Era quel momento di fine settimana generalmente con la quale si concludeva la raccolta e l'aver battuto il grano in un aia a casa di qualcheduno, e poi la domenica, vero, avveniva sto pranzo dove tutte le famiglie vicine a costoro avevano preso parte a questo e facevano sto pranzo. C'era un protagonista su quelle tavole, però, diciamo. Assolutamente, in quelle tavole era l'oca, il maiale dell'estate, no? Questo lavoro d'assieme estivo voleva dire, vero, sopprimere l'animale più grosso dell'aia per sfamare più persone, e quindi era l'oca arrosto. C'è la versione del collo d'osso che invece serviva, una volta preparato, invece di cuocerlo in forno, lo mettevano dentro a una pentola con l'acqua, tutti gli odori, e ci facevano un brodo. Allora, e dopo lo mangiavano. In quel caso lì si chiama pan del garzone, va bene? Pan del garzone, ecco fatto. E questo era. Grazie mille, questo. Massimo, per le tue preziose informazioni. E ora che lo sai, vieni anche tu a mangiare in Valdichiana.